Hola amigos e benvenuti a questo nuovo video. Scusate se ci ho messo così tanto, ma sono talmente impegnato con tesi, esami che veramente ho pochissimo tempo da dedicare al canale. Però voglio cercare di rifarmi. Finito questo periodo di studi, cercherò di essere un po' più produttivo per quanto riguarda la pubblicazione dei video, con le recensioni a freddo, quelle a caldo, e bisognerà aspettare finché non riaprono i cinema, purtroppo. E quello vabbè, ma tanto ho talmente tanti di quei video in programma da dover fare con le recensioni a freddo che il cinema potrebbe rimanere chiuso per 20 anni prima che io abbia bisogno di tornare a quel format se mi dedico solo a quello a freddo. Oddio, speriamo di no, insomma, il cinema è bello, porca miseria. Però va bene, il problema con questo virus è questo, che vuoi fare? Questo video che vi sto mostrando è un video introduttivo per il nuovo format che sto realizzando. Sì, ne ho già iniziati altri due, però questo è un po' più nelle corde sulla mia linea performativa, diciamo, sul mio essere un artista. Come vedete, sto improvvisando proprio, sono tutti disegni sperimentali in cui io mi sono voluto cimentare praticamente solo con i cerchi. Questo perché? Perché il nuovo format riguarda il poter disegnare figure umane, animali o anche paesaggi naturali, urbani, tramite la geometria e soprattutto per quanto riguarda la figura animale e umana, bisogna usare soprattutto i cerchi, soprattutto, ho detto soprattutto due volte, vabbè, in particolar modo per le giunture. Sia delle braccia, del collo, della schiena, degli animali, anche sulle zampe, sulla coda, bisogna sempre usare come base i cerchi. Per le figure del corpo bisogna usare i cubi, i coni, quelle più che altro soprattutto per le braccia, le gambe, le piramidi, insomma, bisogna usare tutte figure geometriche, soprattutto per quanto riguarda il concetto della prospettiva. Con questo format, infatti, io voglio insegnarvi a disegnare sia in primo piano che una figura abbastanza piatta, che soprattutto le figure prospettiche, che quelle sono davvero le più rognose e difficili. Lo sono anche per me ancora adesso, nonostante sono più di 20 anni che disegno, io ho davvero a volte ancora difficoltà, soprattutto quando devo fare delle prospettive abbastanza complesse e soprattutto con più elementi, quando si tratta di fare un livello paesaggistico con anche animali e magari persone. Insomma, si tratta di dover strutturare una pagina, si tratta di dover capire come mettere un oggetto o una persona, bisogna ricordarsi che quando si fanno gli abbozzi e si fa lo sketch iniziale della pagina, bisogna poi, quando si fanno i dettagli, di cominciare sempre con l'oggetto che si trova più davanti, perché quelli dietro ovviamente possono essere coperti da quello davanti, eccetera. Insomma, ci sono molte, moltissime cose da imparare che vi voglio insegnare. E quindi ci saranno un bel po' di puntate in cui io vi insegnerò tutte queste cose, almeno per i limiti che ho io. A volte vedo davvero dei disegni, soprattutto su Pinterest, Instagram, che sono fatti da degli artisti che disegnano in modo realistico, fotorealistico, anzi, in modo talmente bello e dettagliato che quei disegni sono più belli anche di un'immagine reale. Cioè, sono qualcosa di veramente straordinario, sono più dettagliati del soggetto vero. Insomma, qualcosa che al loro confronto io sono un bambino monco cerebroleso di 3 anni. Una cosa allucinante quello che sono in grado di fare queste persone, davvero dei maghi del disegno. Io ovviamente non ho mai avuto il talento del disegno, sono sempre stato molto scarso. Agli inizi mi sono dovuto impegnare duramente per riuscire ad arrivare al livello in cui sono ora. Lo potete anche vedere dai premi e dai precedenti speed art che ho pubblicato sul mio canale, ne farò anche di nuovi, ovviamente non ho finito con questo. Diciamo che io ho imparato a disegnare in modo abbastanza minimal, più che altro anche per una questione di tempistica, però visto che sono comunque fissato coi dettagli, a volte mi perdo in certi punti, però io vi mostrerò anche questo, l'importanza di un disegno semplice che non deve essere per forza complesso, ma anche la bellezza di un disegno complesso, che però deve essere misurato. Quando per esempio si realizza un fumetto o comunque una serie di illustrazioni, bisogna ben decidere cosa fare e soprattutto come farlo, perché se magari si arricchisce troppo di dettagli un punto e si trascura un altro, il disegno può risultare incompleto, oppure magari la tua intenzione di contornare il disegno che tu volevi far vedere
passa in secondo piano perché la gente si concentra di più sui particolari che hai messo, sulla decorazione. Quindi attenzione. Ok, ecco, ovviamente questo poi vi mostrerò meglio nel dettaglio con disegni esplicativi. Per il momento i primi episodi ovviamente saranno molto basilari. Il primo sarà sul busto in primo piano maschile, poi ci sarà il busto femminile, poi le figure intere umane, poi passeremo agli animali, poi ai paesaggi naturali, a quelli urbanistici. Cercheremo di capire come fondere le due cose in un'illustrazione oppure una storia. Quindi comunque sarà un format abbastanza ricco, variegato, concentrato comunque sull'unico tema del disegno. Spero che sarà di vostro gradimento. Io intanto vi ringrazio di aver visto questo video introduttivo. Spero di non avervi annoiato troppo. Ci vediamo quindi prossimamente, spero il prima possibile, con la prima puntata in cui io all'inizio, ecco, avevo pensato a come poter fare questo format, cioè con la telecamera in cui io disegno e contemporaneamente parlo, vi mostro come disegno, però non avrei potuto fare tagli, non avrei potuto abbreviarlo accelerando il video per farlo più corto, avrei dovuto fare video lezioni di oltre un'ora ogni volta, perché comunque per disegnare, spiegare, ridisegnare, spiegare ogni punto comunque ci vuole il suo tempo. E allora, come fare per poter creare video abbastanza brevi che non debba fare tagli? Che non debba farli troppo lunghi, che non possa accelerare per renderli più brevi. Allora ho trovato la soluzione. Praticamente io vi parlerò così come vi sto parlando adesso, però vi mostrerò praticamente io farò in precedenza i disegni. Ogni volta che farò un passaggio scatterò una foto e ogni volta che quindi farò un video io metterò la foto e vi spiegherò che cosa ho fatto e quando metterò la foto successiva vi dirò come sono arrivato a questo punto successivo. Per in modo che lo possiate fare anche voi. Lo so, detto così adesso sembra un po' strano, non mi so spiegare benissimo, è vero. Però ve ne renderete conto quando allora creerò il primo episodio e capirete allora cosa intendo, insomma, in che modo voglio fare questo format sul disegno. Ok, vi ho parlato abbastanza, grazie quindi di nuovo per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete fatto, mettete like, dislike, no, quello no. E ci vediamo allora la prossima volta. Ciao!